del Popolo della Libertà. Buonasera a tutti, amici, candidati, concittadini, concittadine. Io porto un saluto breve da parte di tutti gli amici candidati nel Popolo della Libertà. Credo che in questa campagna elettorale, che adesso vede finalmente i valori emergere, i valori di chi sta da questa parte e i valori anche di chi sta dall'altra parte, beh, sta all'elettore stabilire chi sia meritevole di un voto. Perché da questa parte c'è una vera novità, e forse la vera novità in questa campagna elettorale è rappresentata da noi, che raccogliamo le grandi qualità amministrative di chi lascia dopo 7 anni un comune, dopo 8 anni un comune con un avanzo di cassa in positivo di 3 milioni e passa euro, e chi invece dall'altra parte ha amministrato per 7 lunghi anni, negli anni in cui Berta filava, in cui i soldi dal governo centrale arrivavano, e che ha lasciato dopo 7 anni di amministrazione un comune con debiti superiori ai 5 miliardi di vecchie lire. E allora possiamo parlare di quello che si intende fare, di quello che sapremo e vorremmo fare, ma oggi la verità è questa: i numeri parlano e parlano le opere realizzate, e oggi la verità è che probabilmente dall'altra parte vogliono nascondere, giocare sul fatto che magari le classi dei giovani che nascono e sono nate dall'80 in poi non hanno memoria storica per ricordare i loro scempi e le loro incapacità amministrative, e giocano sul fatto che possano rappresentare il rinnovamento, quando invece il rinnovamento loro non lo possono rappresentare, perché quando questi ragazzi nati nel 90, nell'88, nel 91, nel 92 o a seguire non possono avere la memoria storica e quindi sapere che quelle persone, quando loro erano troppo piccoli e ancora non erano nati, già campavano di politica. Noi abbiamo bisogno invece di risposte serie, concrete. Allora la vera novità in questa campagna elettorale, il vero rinnovamento è rappresentato da questa parte, da chi ha dimostrato in questi anni di saper tenere i conti in regola, di saper amministrare con lungimiranza e serietà. Magari qualche errore è stato commesso, perché quando si fa inevitabilmente si possono commettere errori. Ahimè, la coperta è sempre un po' troppo piccola e quindi tira di qua e tira di là, qualcosina viene a mancare. Ma di sicuro gli uomini che hanno amministrato in questi anni e non sostengono di essere stati perfetti lasciano le casse in attivo. Chi invece dall'altra parte sostiene negli anni passati di aver amministrato bene ha lasciato debiti che ancora noi oggi siamo costretti a pagare. Beh, io ho 32 anni, quest'anno compio 32 anni e voglio vedere un futuro migliore per il nostro territorio, e di sicuro un futuro non potrà essere facendo salti nel passato e salti nel buio. Da questa parte ci sono amministratori che hanno dimostrato di avere qualità indiscutibili, e sono indiscutibili per tutti perché sono dati alla mano, la loro capacità della stabilità amministrativa e della continuità amministrativa, del tenere i conti in ordine. In più questa volta ci sono, insieme agli amici dell'UDC, ci sono movimenti politici e liste civiche a sostegno, e in più, se mi permettete, ho l'orgoglio di dire che ci siamo noi del Popolo della Libertà, con il governo regionale dalla nostra parte, il governo regionale dalla nostra parte, unico ente che credo in questo momento, ma non a detta mia, ma a detta di tutti, l'unico ente capace in periodi di ristrettezza economica, col federalismo fiscale e i tagli del governo centrale, l'unico ente capace di sostenere e aiutare un'amministrazione comunale, perché c'è tanto ancora da fare e si può fare di meglio, ovvio, ma con l'aiuto di tutti. E il Popolo della Libertà, con i suoi candidati, dal primo all'ultimo, meritevoli di sostegno e consenso elettorale, si impegneranno, io in prima persona mi impegnerò ad essere non solo consigliere comunale, ma tramite per quegli uomini e quelle donne che abbiamo in consiglio regionale, che ci consentiranno domani di avere un filo diretto con loro, con i nostri consiglieri e le nostre consigliere,
con i nostri assessori regionali del Popolo delle Libertà e con il nostro presidente Scopelliti, che ha sancito l'impegno in prima persona venendo a Cassano e confermerà questo impegno tornando a Cassano. E noi siamo persone semplici, persone appassionate di politica, che hanno fatto una scelta, e la scelta dovrete farla anche voi, elettori. Non lasciatevi ingannare da false promesse o non lasciatevi tentare da salti nel passato. Noi viviamo il presente e vogliamo andare avanti, forti della stabilità amministrativa di chi ci ha preceduto, ma fortissimi del dinamismo e dell'impegno che sapremo mettere noi del Popolo della Libertà per amministrare, ma soprattutto per amministrare bene e a lungo, perché a Cassano dobbiamo viverci noi e perché magari avremo la possibilità e la capacità di creare i presupposti perché possano crescerci e viverci anche i nostri figli. E allora io vi chiedo un sostegno forte, perché sto raccogliendo consensi laddove gli altri dicono di aver già vinto. Io sto con i miei amici, i candidati del Popolo della Libertà, stiamo raccogliendo consensi. Beh, qualcuno potrà anche passeggiare perché è convinto di aver già vinto, a detta loro, ma secondo me la Cassano bene, la Lauropoli bene, la gente per bene, la gente che ha senso di rispetto per questo territorio saprà giudicare, valutare e votare per come Dio comanda. Noi non facciamo promesse se non garantire l'impegno maggiore e migliore di quello che gli amici dell'UDC per 8 anni hanno saputo dare e offrire a questo territorio. E allora votate Popolo della Libertà, sostenete Mimmo Lione sindaco, un sindaco parte integrante di un progetto politico forte, deciso e convinto, che vede nuove sinergie in campo, che vede tanti giovani e tanti professionisti e gente del popolo che ha deciso di votare Mimmo Lione spontaneamente per i risultati ottenuti e perché sa che da qui ai prossimi 5 anni ci saranno amministratori seri e dinamici. E allora io vi chiedo di sostenere il Popolo della Libertà, di votare Mimmo Lione sindaco. A garanzia di questo ci siamo noi anche del Popolo della Libertà, con le nostre donne, i nostri uomini in campo con Mimmo Lione e soprattutto con l'impegno, la passione e il coraggio di sempre. Grazie.